La toolbar. La toolbar contiene tutta una serie di funzionalità, in primis per quanto riguarda la registrazione e poi successivamente per quanto riguarda gli altri elementi. Allora, partendo da sinistra, stop, play, path, song, quindi play in modalità path, play in modalità song. Master volume, quindi volume generale. Master pitch, quindi pitch generale. BPM, questo è il cursore di scorrimento song. Sulla destra 10 pannelli, metronomo quando si registra, poi wait for input, quindi prima di registrare FL Studio aspetta un tocco, un controllo dall'esterno quando attivo, chiaramente, quindi così. Conta alla rovescia 3, 2, 1, poi blend recording, quando è attivo questo pulsante praticamente registrando e poi ritornando a capo, quindi continuando la registrazione, viene praticamente sovrainciso, quindi ci sarà praticamente in un unico file, per esempio Wave, una doppia registrazione, quindi strumento 1, per esempio strumento 2. Loop recording, praticamente in loop significa che ripartendo da capo la registrazione va a cancellare quella precedente. Poi typing keyboard, quindi quando attiva questa funzione è possibile utilizzare la tastiera del computer come fosse un piano roll. Scrolls, quindi praticamente quando attivo questo pulsante, il play per esempio della playlist scorrerà in automatico, ovvero diciamo questa porzione di playlist inizierà a muoversi in automatico, quindi appunto a scorrere in automatico. Poi step editing, questo qui praticamente è un pulsante che permette di scrivere per esempio quando si sta registrando nota per nota, quindi non c'è magari l'ansia della registrazione, quindi nota per nota si può pigiare una nota e il registratore per esempio si ferma alla seconda nota, registra la seconda e si ferma di nuovo e via discorrendo, appunto uno step editing mode. Poi enable note clip groups, quindi quando è attiva significa praticamente che sul piano roll ci sono delle note raggruppate, esempio piano roll scrivendo delle note puramente a caso e selezionandone alcune, per esempio queste qui, facendo group, come si può notare si è acceso il pulsantino qui in alto. Questo significa che da questo momento in poi, se si selezionano le note non raggruppate, ovviamente queste note verranno spostate singolarmente. Se si seleziona invece una delle 5 note, si muoveranno tutte e 5. Questo a patto che ovviamente sia acceso questo pulsante, altrimenti se spento si può spostare la singola nota delle 5 per poi riaccenderlo e voilà, di nuovo tutte e 5 in movimento. Dopodiché poi c'è questo controllo che verrà visto più avanti, sarebbe il Multilink to Controllers, praticamente quando attivo e quando gestito e quindi quando impostato permette di salvare delle impostazioni da keyboard esterne, quindi da tastiere esterne, controller esterni, eccetera. Poi qui in alto c'è la Song Position che può essere appunto interpretata e quindi selezionata in modalità battuta oppure direttamente col tempo, quindi con il minutaggio. Poi c'è il monitor generale dove è possibile vedere la forma d'onda ma anche il livello in decibel, quindi il peak meter. Poi qui sulla destra sarebbe il pannello inerente alla CPU, quindi l'utilizzo di CPU. In basso la finestra pattern, i moduli già analizzati e quindi visti. E poi qui c'è la main snap, quindi la quantizzazione, per cui di base bisogna lasciare line, poi parlando di registrazione si capirà meglio cosa fa questa sezione di FL Studio.